Ciao a tutti ragazzi, partiamo con un altro video per allenarci insieme a casa con l'ausilio di pochi accessori. Pronti? Via! Quello che ci serve oggi è semplicemente una cassetta d'acqua, eccola qua. E noi abbiamo la nostra Fontalba. Allora, partiamo da un'attivazione per le gambe, specificatamente per le caviglie, ok? Quindi, mobility, alle anche e caviglie. Ginocchio. Uso prima il sinistro. Semplicemente parto in posizione eretta per flettermi leggermente in avanti, ok? Quando il ginocchio supera la punta del piede, ok? E il tallone è ancora a terra ed è nella fase che quasi si alza, ma non deve alzarsi, ci fermiamo. Stiamo in posizione con tutte e due le mani poggiate sulle ginocchia, sul ginocchio sinistro in questo caso. Respiriamo 20 secondi, inizia a sentirsi una leggera tensione, ok? Nell'ilo pseos, anca, dove va ad allungarsi e a riscaldarsi in maniera specifica. 20 secondi di mantenimento di questa posizione per un'attivazione e una mobilità articolare efficiente. Torno indietro, cambio gamba, stessa cosa, spingo il ginocchio con tutte e due le mani in avanti, supero la punta del piede quasi, il tallone rimane a terra, non si alza, sto fermo, 20 secondi, ok, e ritorno nell'altra gamba. La gamba sinistra. Adesso mano destra a terra, spingo la gamba sinistra, ok, dal lato del ginocchio, alzando la pianta del piede. Rimango così per 15 secondi. Fatto questo movimento, ripetiamo anche dall'altra parte. Mano sinistra a terra, mano destra spinge il ginocchio della gamba destra. Ok, adesso specificatamente facciamo 3 giri di 20 secondi skip. Faccio partire il cronometro e inizio a fare 20 secondi di skip. Ginocchia su, ok? Sul posto, anche il ritmo con le mani ci aiuterà ad essere più coordinati. Così, finito 20 secondi di skip, continuiamo con 10. Good morning. E quindi, good morning, faccio vedere. Piedi sotto le anche, ok? Leggermente le ginocchia flesse, mani sulle clavicole, vado in avanti, mi fletto in avanti, mi distendo, ritorno su. Strizzo i glutei in linea con le ginocchia, ok? Una pausa di un secondo, ripeto, prendo aria. Risalgo, strizzo i glutei in linea con le ginocchia, butto l'aria. Ok? Rifacciamo alzare un attimo la frequenza cardiaca, come con la calciata dietro, semplice. Mi butto leggermente avanti, inizio a calciare per 20 secondi il sedere, ok? Sento proprio il tallone che batte sul gluteo. Dopodiché 10 squat. Mi fermo, recupero un attimo, ci dobbiamo muovere bene a casa, senza farci male. Bene, 10 squat. Piedi larghezza spalle, punte extra ruotate verso l'esterno, inspiro, prendo aria, scendo, rompo il parallelo col sedere, supero le ginocchia, risalgo, distendo l'anca, distendo le ginocchia, butto l'aria. Ok? Indo push up, finisco di attivare le gambe. Mi metto giù, ginocchia a terra, se ho un materassino, un tappetino, uso il mio tappetino per non farmi male. Mani, larghezza, spalle, ok? Petto a terra, quindi sarà gambe larghe, più delle spalle, spingo. Inizialmente guardo a terra, lo sguardo quando incastro la testa tra le spalle sarà rivolto verso le punte dei piedi. Sono 4. Sedere alto,
Dopodiché, push up. Se non riesco a farle con la punta dei piedi, faccio push up con le ginocchia. Mani vicino al petto, prendo aria. Contrazione dell'addome e gluteo. Guardo a terra, riscaldo le braccia. Qui. Mi raccomando, distendete bene i gomiti, ok? Lo sottolineo sempre, non correte durante il warm up. Va fatto bene. Devono passare tra i 10 e i 15 minuti. Andiamo a effettuare il WOD dove creiamo un po' di intensità, ok? Quindi, il lavoro di oggi sono 250 goblet squat. Se non ho nessun kettlebell, nessun dumbbell a casa, posso usare la cassa d'acqua, ok? La cassa d'acqua, vi faccio vedere come si usa. Questa qua, ogni bottiglia ha 2 litri d'acqua per bottiglia. Quindi sono 12 kg. Un litro uguale a un chilo. Quindi, nostra cassa d'acqua, ok? Goblet squat con cassa d'acqua. Di solito si usa appunto un kettlebell, un dumbbell, come abbiamo detto prima. Ma in questo caso ci arrangiamo. Stringiamo la cassa d'acqua a noi. Le gambe sono un po' più larghe delle spalle o sotto le nostre spalle. Mi raccomando, scendiamo dritti. Risaliamo, ok? Se possiamo tenerla un po' più su, meglio. Abbracciamo la cassetta d'acqua in questo modo. Guardate, la mano sinistra prende le bottiglie, la mano destra prende l'altro lato delle bottiglie. Prendo aria, trattengo, vado in apnea, salgo, butto l'aria. Sono 250 goblet squat, ok? È un four time. Una volta che eseguiamo 50 goblet squat con la nostra cassetta d'acqua, possiamo effettuare ogni 50 squat 12 burpees over, ok? La cassetta d'acqua. E quindi faccio vedere. Finisco di fare i primi 50 goblet squat, mi posiziono con il viso quasi a toccare la cassetta d'acqua, quindi sono col petto per terra, ok? Prima cosa, distendo le braccia. Seconda cosa, posso avvicinare prima una gamba, ok? Poi l'altra. Oppure, se voglio farlo un po' più veloce, distendo le braccia, avvicino tutte e due le gambe, contemporaneamente avvicino le mani. Ok? Quindi i piedi si avvicinano insieme contemporaneamente. Mi avvicino alla cassa d'acqua, la salto e mi giro. Ed è uno. Braccia, gambe, ed è due. Con calma, braccia, gambe, ed è tre. Effetti speciali del mio assistente oggi qui, Felix, abbiamo il faretto. Allora ragazzi, scherzi a parte, ricapitoliamo. Vi ho spiegato i movimenti, ok? Nel WOD semplicemente devo fare squat con una cassetta d'acqua. Se non ho la cassetta d'acqua o mi viene difficile perché non so tenere bene le bottiglie, faccio squat normale, ok? Quindi air squat normale, senza l'ausilio di nessun carico, di nessuna cassetta, di nessun kettlebell, dumbbell, zaino, eccetera, eccetera. Quindi devo accumulare 250 goblet squat o squat. Ogni 50, diciamo, ripetizioni, vado a effettuare 12 burpees. Se non riesco, mi sembrano troppo difficili i 12 burpees, ne faccio un po' di meno, ne faccio 8. Li faccio in maniera lenta e controllata, ok? Non abbiamo un time cap, dobbiamo andare lenti, ok? Ci dobbiamo regolare. Tutti i muscoli sono reclutati, ok? Quindi non mi resta altro di, come in ogni video, condividerlo e taggarci magari su ASD Gianno Fitness Favignana. Con un hashtag, io sto a casa, quello che dobbiamo fare per la nostra sicurezza, mi muovo a casa, coach Gianno, taggare anche il nostro motto, Movement is my therapy, ok? Il movimento è la mia terapia. Gianno Fitness Favignana, e quindi l'unica cosa che possiamo fare ancora è restare uniti. Mi raccomando, divertitevi in quell'ora che vi prendete per allenarvi, ok? Buon allenamento, ci rivediamo domani. Ciao!